Terza corsa, premio Azumarin, una prova sul miglio per i 4 anni, saranno in 8 al via con, dopo il ritiro numero 4, Commento Lewis. Sei dunque in prima fila con l'1 Christian Griff, Giampaolo Minnucci, il 2 Commander Clemar, Giusy Savarese, il 3 Silvertail, Antonio Di Nardo, il 5 Captor delle Selve, Nicola Merola, il 6 Outlander, Alessandro Gocciatore, il 7 Croupier, Gabriele Quarneti. Seconda fila, l'8 Crown Clemar, Romolo Ossani, il 9 Concord Live, Davide Angeletti. Parte piano con l'1 Christian Griff, allo stacco all'esterno è veloce Croupier, contenuto però da Captor delle Selve tra i due Outlander, che ripiega in terza posizione davanti a Commander Clemar, quindi Silvertail all'esterno. Captor delle Selve si oppone a Croupier, che dopo 300 metri si accoda avanti a Outlander. Quest'ultimo sposta dalla corda, probabilmente intenzionato ad andare a chiedere strada al leader. In anticipo sulla favorita Silvertail, che all'interno Commander Clemar, poi ancora Christian Griff, che è in fuori Concord Live, e in coda Crown Clemar. Outlander va deciso su Captor delle Selve, deve spendere per rilevarlo, ma riesce nell'operazione. Alessandro Gocciatore, il nuovo leader, all'imbocco della seconda curva, prontamente inseguito da Silvertail, ma si è andati per ora a buon ritmo, mezzo miglio infatti addirittura in 58 e mezzo per Outlander, messo subito sotto pressione da Silvertail, poi Captor delle Selve, Croupier, ancora Commander Clemar e quindi all'esterno Crown Clemar. Silvertail che attacca Outlander, i due prendono vantaggio da Captor delle Selve, sul quale sposta Croupier. Praticamente appaiati Outlander e Silvertail al paletto dei 1200, completati in 1.28 scarso, mentre Croupier sta sopravanzando Captor delle Selve per la terza posizione. L'errore di Outlander lascia Silvertail in chiara evidenza, l'errore anche per Silvertail, scompaiono in errori due favoriti uno dopo l'altro, e allora Croupier è in largo vantaggio su Captor delle Selve, sul quale sprintano Commander Clemar, Crown Clemar e Christian Griff al largo di tutti. Croupier in larga evidenza nei confronti di Christian Griff, che sta emergendo a centropista con all'interno ancora Commander Clemar, sul palo è netto Croupier, mentre per il secondo probabilmente Commander Clemar si difende da Christian Griff. Ma andiamo a rivedere 1.59 e mezzo sul mio cronometro, la vittoria di Croupier. Gabriele Quarneti, i colori della Zibi Sport di Zibi Boniek per il figlio di Love You, che si è ritrovato al comando sull'errore prima di Outlander e poi di Silvertail, e ha vinto con netto margine 1.59 e mezzo, significa media di 1.14.7, ufficiosa naturalmente per il successo di Croupier, mentre vediamo che per la piazza d'onore Commander Clemar respinge Christian Griff 7-2-1, l'arrivo ufficioso della terza di Capannelle.